siamo rimasti in aula durante l'ultimo Consiglio Grande Generale anche per i decreti 78-80, mobilmente a fronte di tutti i nostri emendamenti che abbiamo presentato, motivati, non abbiamo avuto nessuna risposta da parte del segretario di Stato Cerni. Questo credo che a nostro avviso è un elemento grave, perché si può rispettare, si può condividere o non condividere la razza di un emendamento, ma quantomeno devono essere date risposte. E in più parti abbiamo messo in evidenza come c'è una forte deresponsabilizzazione di tutti coloro che dovrebbero avallare un processo. Per esempio, il fatto che Asset Panca venga assorbita in Cassa di Risparmio, credo che dall'organismo tecnico vi debba essere una relazione tecnica che ci dia la sensazione, o quantomeno certifichi il fatto che Cassa possa supportare e sopportare l'operazione di asset al proprio interno. Nel decreto legge sostanzialmente viene derogata la legge che prevedeva quell'autorizzazione, e se ne sono assunti la responsabilità i consiglieri della coalizione che adesso contestano. Sullo sbilancio tra attivi e passivi, a nostro avviso deve essere il commissario che va a indicare qual è stato lo sbilancio, e di conseguenza il comitato di sorveglianza dovrebbe andare a verificare se l'ultimo disavanzo indicato dal commissario poi è stato fatto da colui che se lo prende in carico, tutto il necessario per poter recuperare quel credito. Invece anche in questo caso viene demandato al comitato di sorveglianza la computazione effettiva dello sbilancio dopo un paio di 180 giorni. Ecco, noi sono tutte evidenze che continuiamo a rimarcare, abbiamo portato la nostra voce in Consiglio Grande Generale, ma obiettivamente di tutto quello che è stato presentato di risposte molto poche. Quindi crediamo che se ci vuole essere una condivisione, se ci vuole essere un confronto, questo vi deve essere dalla parte di tutti, non solamente nelle parole, ma anche nei fatti. E a maggior